proprio. Noi saremmo alla 13, forse. Sono tanto, si sei tanto. Allora, li facciamo già una fatto. Un messaggio. Host,
tanti elementi che poi vedremo nella parte finale del corso. Ciascuna di queste tipologie di collegamenti di livello di linea ha delle sue problematiche, delle sue funzionalità da gestire. Abbiamo visto nel contesto di questo genere di collegamenti, collegamenti punto-punto, le funzioni base dei livelli di linea che riguardano il framing, quindi il fatto di dover identificare quando una trama trasmessa in un collegamento inizia e quando eventualmente finisce. Abbiamo visto che questa cosa viene fatta tramite l'utilizzo di flag, opportune stringhe di bit che permettono di identificare l'inizio e eventualmente anche la fine di una trama. Abbiamo visto che nell'esempio del protocollo di linea originariamente definito per le reti locali e in particolare per reti simili a reti punto-punto, non soltanto reti punto-punto ma anche reti leggermente più complicate, il protocollo HDLC prevedeva una stringa di 8 bit 0, 6 volte 1, 0 e questa stringa qui doveva essere anche protetta all'interno della trama per evitare che ripetersi per evitare un'occorrenza casuale di quegli 8 bit lì all'interno della trama, e abbiamo visto l'operazione di stuffing. In seguito a quello che è il suo contrario di destuffing in ricezione. Nel caso di collegamenti di linea punto punto, abbiamo anche visto come si gestisce l'evento di occorrenza dell'errore tramite un opportuno campo che, analogamente al checksum che avevamo visto in UDP, ad esempio, racchiude un certo numero di bit calcolati in un certo qual modo, che abbiamo visto l'altra volta, che vedremo poi anche all'esercitazione, un certo numero di bit che permettono di capire in ricezione se si è verificato o meno un errore. Queste due caratteristiche, il framing e la gestione degli errori, sono, io ve le ho raccontate in questo contesto qua, in realtà sono comuni a tutte le tipologie di questi collegamenti, cioè sono situazioni, il framing e la gestione degli errori sono situazioni che devono essere gestite in qualunque, a qualunque livello di linea. Man mano che adesso andiamo avanti aggiungeremo le problematiche specifiche di questi due gruppi. Oggi vediamo il secondo, quindi vediamo le reti broadcast e quali sono le caratteristiche di questi collegamenti broadcast che impongono appunto di far fronte a determinati problemi. Allora, le reti broadcast innanzitutto sono, come vi dicevo, delle reti in cui esistono, sono connessi terminali di vario tipo, ok? Magari utilizzano tecnologie di trasmissione diversa, ma sono in ogni caso accomunati dal fatto di avere un unico mezzo trasmissivo condiviso. Quindi come in questo caso, tutti gli utenti trasmettono sullo stesso collegamento, quindi essendo il mezzo trasmissivo condiviso, quindi essendo il canale broadcast, bisogna gestire fondamentalmente due problemi. Primo problema è della trama che è stata trasmessa, chi si deve interessare, con altre parole. Quando si trasmette una trama su un mezzo condiviso broadcast, quindi qualcosa che è sentito da tutti, ci deve essere un destinatario specifico, che può essere un singolo destinatario oppure una molteplicità di destinatari. Quindi si deve gestire anche a livello di linea l'indirizzamento. Quindi esisterà un campo nelle trame di livello di linea che sono utilizzate in collegamenti di tipo broadcast, esisterà anche un campo indirizzo di destinazione, ovviamente anche sorgente. Questa cosa non ci stupisce, l'abbiamo già vista in altri contesti, per esempio nel contesto IP o nei contesti di livelli superiori, ma in linea di principio qui non ne avremo bisogno, perché se questo è un collegamento punto punto fra due sole utenti, siano essi router, siano essi host o quello che è, se io trasmetto su questo collegamento è chiaro che il destinatario è una volta uno o una volta oppure l'altro, no? Non c'è ambiguità. Se trasmette lui, il destinatario è questo o viceversa. Qui invece no, in collegamenti broadcast posso avere più
utenti che sentono la stessa trama e quindi devo specificare esplicitamente l'indirizzo del destinatario. L'altro problema è il cosiddetto accesso multiplo, ovvero devo gestire il modo in cui i vari utenti che si contendono il mezzo trasmissivo possono accedere al mezzo trasmissivo stesso. Ci deve essere un protocollo, vedremo, che può essere di vario tipo, che determina quando e come ciascuno di questi utenti può trasmettere sul canale, okay? Quindi può utilizzare la risorsa mezzo trasmissivo condiviso, okay? Quindi questi due problemi, indirizzamento e accesso multiplo. Vi dicevo, caratteristiche topologiche, quindi come sono fisicamente fatte le reti broadcast, possono essere di vario tipo. Una prima topologia è la cosiddetta topologia a basso, in cui esiste un mezzo condiviso al quale si collegano diverse stazioni, e questo è per esempio il caso di Ethernet, un primo modello, quindi la definizione di Ethernet a 10 megabit al secondo, vedremo la tecnologia più avanti, ma in questo caso qui il mezzo trasmissivo è condiviso perché una trasmissione da parte di una qualunque stazione, da parte di qualunque degli utenti in questa rete, quella trama trasmessa viene sentita da tutti semplicemente perché il collegamento non permette, è un mezzo fisico che non permette alcuna interruzione del passaggio della trama. Quindi se anche io volessi mettere in comunicazione questo utente con quello subito a fianco, quella trama lì, quel segnale fisico lì è propagato lungo tutto il bus. Per questo motivo il mezzo è broadcast, la rete è broadcast, perché il mezzo fisico non interrompe la trasmissione della trama, quindi la propagazione di quel segnale fisico che è stato generato dalla stazione. In realtà l'interruzione, diciamo così, della trama avviene soltanto in reti di questo tipo, soltanto alla terminazione, quindi soltanto in due estremi del bus, proprio perché se non ci fossero dei terminatori del segnale ci sarebbero continue riflessioni di questo segnale, quindi ci sarebbe, come dire, una propagazione fino all'infinito, lasciando passare il termine, di quella stessa trama. Quindi le terminazioni servono per solo alla fine bloccare il propagarsi del segnale lungo il tempo. Questo tipo di rete broadcast con topologia basso può prevedere un mezzo trasmissivo che può essere sia half duplex sia full duplex, cioè sia può essere sicuramente broadcast, ma può essere broadcast solo in un verso, oppure o solo in un verso per volta, oppure in entrambi i versi contemporaneamente, half duplex, full duplex. Secondo tipo di rete è disegnata anche alla Lavagna, la topologia di rete a stella, in cui c'è un centro stella, questo si chiama nella terminologia delle topologie di rete, il nodo centrale che è il centro stella, e poi le varie stazioni sono collegate al centro stella. Un esempio di questa topologia può essere un access point al centro wifi a cui si collegano varie stazioni, okay? In linea generale le topologie a stella prevedono un centro stella che replica il segnale generato dai vari utenti. Quindi se io devo trasmettere una trama da una stazione all'altra, la stella, il centro stella, si preoccupa anche di indirizzarla alla stazione opportuna. Questo non è esattamente vero nel caso di Wi-Fi. Io vi ho fatto l'esempio del Wi-Fi come una topologia stella, semplicemente perché tutti passano attraverso lo stesso access point, tutti gli utenti passano attraverso lo stesso access point. Non è esattamente identico perché nel caso di Wi-Fi l'access point non si preoccupa sempre di inoltrare le trame agli altri utenti della stessa rete locale. Perché? Perché nel caso Wi-Fi il mezzo condiviso è comunque l'etere, il mezzo trasmissivo è comunque l'etere, quindi è condiviso tra tutti gli utenti.
In ogni caso, la topologia a stella è una delle topologie di rete broadcast per rete orale. L'ultimo caso che non vi ho disegnato alla mano, che è un caso particolare del, se vogliamo, di questo bus, è il caso di reti ad anello. In questo caso le stazioni sono come tutte collegate l'una all'altra e quindi la trasmissione avviene generalmente in un solo verso, ok? Ci sono applicazioni particolari di reti ad anello, generalmente in fibra ottica, che però sono nel caso di reti locali sono in disuso oramai, e in questo caso qui le stazioni si devono occupare, gli utenti si devono anche preoccupare non solo di ricevere o trasmettere i segnali destinati o generati dalle stazioni stesse, ma anche di replicare verso valle i segnali generati da altre stazioni. Per esempio, una trama emessa da questo utente per essere ricevuta da questo qui, di fronte, diciamo, deve essere riprodotta, deve essere ricevuta e ritrasmessa da questo utente verso destra e ricevuta e ritrasmessa da questo altro utente verso destra, ok? Nel caso in cui l'anello sia diretto in senso orario. Per intenderci, per fare una prima visione di cosa sono le reti broadcast nella realtà, abbiamo fatto alcuni esempi. Rete a bus, la prima rete a bus broadcast pensata è stata quella Ethernet, questo è un disegno originale della primissima rete Ethernet, in cui veniva appunto definito il fatto che ad uno stesso mezzo fisico venivano attaccate diverse stazioni, ciascuna di queste oggetti qui è una stazione, e si utilizzava inizialmente un connettore particolare, questo era un cavo coassiale, per le prime reti Ethernet si utilizzavano cavi coassiali simili ai cavi, per intenderci, delle antenne TV, no? Quindi quelli con due conduttori concentrici, e a questo cavo coassiale si attaccavano le varie stazioni tramite un connettore detto a bambino, che proprio attaccava come fosse un due denti a questo cavo coassiale, due conduttori, per poter permettere la trasmissione dei segnali fisici sul mezzo condiviso. E come vedete anche qui si vedono i terminatori delle reti Ethernet a bus. Questo è un primo esempio di tecnologia applicata sulle reti broadcast Ethernet. Un altro esempio è formato dalle reti Aloha, dalle reti Aloha Net. Queste reti sono invece reti broadcast però wireless, okay? Quindi abbiamo visto mezzo condiviso il cavo coassiale, qui invece nel caso di reti wireless il mezzo condiviso era l'etere, e si chiamano Aloha queste reti proprio perché sono state pensate per interconnettere tra loro in maniera praticamente wireless le isole delle Hawaii. Questo tipo di rete, che vedremo tra un po' un protocollo che si usa in questa rete qua per gestire l'accesso multiplo, sono state pensate per interconnettere le isole Hawaii, e si chiama Aloha perché è il saluto delle isole. Questi sono due primi esempi delle reti broadcast primordiali, diciamo. Le reti broadcast di oggi invece, fatto degli esempi, possono essere reti wifi, per parlare del wireless, oppure possono essere reti, nel caso di reti cablate, nel caso di reti broadcast in cui il mezzo condiviso è un mezzo che non è l'etere, è un mezzo fisico, possono essere le reti, ad esempio, oltre alle reti Ethernet, che però adesso hanno superato il disegnino di prima, quindi non sono più necessariamente sul mezzo condiviso broadcast fra tante stazioni, perché l'evoluzione ha portato Ethernet ad avere topologie di questo tipo, ad avere più che altro elementi in grado di commutare, quindi di superare il problema del broadcast, ma esistono tuttavia reti broadcast anche oggi. Per esempio, se pensiamo alle cosiddette passive optical networks, sono abbreviate in PON, queste reti qui sono delle reti ottiche che per esempio permettono la trasmissione attraverso un unico canale, attraverso un'unica fibra
fibra ottica e attraverso dei particolari elementi che sono questi pallini azzurri che sono detti Kappler, ci sono degli accoppiatori ottici, okay, che in un verso separano il segnale, quindi da sinistra verso destra, diciamo, questa è la centrale, diciamo così, dell'operatore, mentre qui ci sono i vari utenti. Da sinistra verso destra questi oggetti blu separano il segnale, quindi suddividono la potenza del segnale trasmessa qui in n rami, quindi da qui si trasmette, si splitta, si separa la potenza, si replica il segnale in, ad esempio, 4 vie diverse, lo stesso segnale, e qui in ulteriore 2 vie. Okay? Quindi questo è il broadcast, perché quello che viene trasmesso qua, grazie alla presenza di questi accoppiatori, viene replicato su tutte le porte, e quindi ciò che è trasmesso qui è sentito allo stesso modo da tutti questi utenti. Questo OMU sta per Optical Network Unit, che è il modo di dire ricevitore, mi interessa che lo sappiate a memoria, ma è il modo di, giusto perché sappiate cosa significano questi termini, è il modo di dire ricevitore, il modo di chiamare ricevitore in questo PON, in questo Passive Optical Network. Si chiamano Passive perché gli elementi che sono in gioco, questi elementi qui, non sono appunto passivi, nel senso che non introducono loro nuovi segnali. Questi stessi elementi nel verso opposto fanno la combinazione dei segnali, quindi ciò che viene trasmesso qua e trasmesso qua viene poi agglomerato, diciamo così, fino ad arrivare alla OLT, che OLT sta per Optical Line Termination, è un modo di chiamare l'oggetto, è il modo in cui si chiama l'oggetto trasmettitore-ricevitore all'interno della central office, della centrale dell'operatore di rete. Ok, quindi vedete che questo è il broadcast, è il modo di separare il segnale proveniente o diretto a questi diversi utenti, è appunto una cosa da gestire come accesso multiplo o multiplazione, come abbiamo visto l'altra volta. Quindi il metodo condiviso è la microottica, lo split oppure accoppiatore nel caso di uplink ottico. Quindi dicevamo, domande su questo? Dicevamo, i due problemi fondamentali che ci sono in reti broadcast sono indirizzamento e accesso multiplo. L'indirizzamento è semplice, dobbiamo fare in modo che, visto che un utente trasmettendo un pacchetto, una trama, fa sì che quella trama, essendo questo un mezzo condiviso broadcast, un mezzo trasmissivo condiviso, quella trama viene sentita da tutti, deve esserci un campo all'interno di quel contesto di indirizzo che permette al solo destinatario di elaborare quella trama, quindi spacchettare, diciamo, il contenuto della trama stessa e passarla in payload ai livelli superiori. Mentre gli utenti che non sono interessati, non sono i destinatari, non sono parte dei destinatari della trama stessa, bloccano la trama già a livello di linea. Okay? Abbiamo visto un esempio di questo tipo, abbiamo anticipato questo concetto quando abbiamo fatto gli esercizi sul rinostro, in cui era presente non solo l'indirizzo IP ma anche il MAC address. Avevamo detto, nel momento in cui il MAC address è diverso da quello dell'interfaccia su cui sta arrivando il pacchetto, ad esempio root, il router stesso scarta il pacchetto, e questo è quello che succede qui, nel momento in cui l'utente, che è un utente ma può essere anche un router, se un router riceve un pacchetto, una trama in cui MAC address di destinazione non corrisponde al proprio, allora scarta già a livello di linea, quindi non passa a livello superiore di pacchetto ricevuto. Secondo problema è il problema dell'accesso multiplo. Questo è un po' più oneroso, sia in termini di protocollo e quindi anche in termini nostri, dal punto di vista della lezione che facciamo oggi, e riguarda questa problematica qua. Vi dicevo, questo è un mezzo condiviso e queste stazioni condividono, questi utenti condividono tutti lo stesso mezzo, quindi nel momento in cui vogliono trasmettere, anche se ho coppie di utenti che vogliono trasmettere l'uno verso l'altro, in ogni caso possono generare le cosiddette collisioni, quando nel momento in cui trasmettono contemporaneamente un
i due segnali che vengono trasmessi contemporaneamente su un mezzo broadcast, su un mezzo condiviso, non sono distinguibili, sono due segnali che si sovrappongono, sono stringhe di bit e quindi i pulsi elettromagnetici che si sovrappongono e che quindi non possono essere distinti l'uno dall'altro, a meno che non adoperiamo accorgimenti. Quali accorgimenti? Le tecniche di gestione dell'accesso pubblico. Quindi, in generale, ciò che vogliamo evitare con la gestione dell'accesso multiplo è l'evento collisione, quindi l'evento collisione è una terminologia che si usa quando si hanno trasmissioni simultanee di uno stesso metodo multiplo. Esistono due categorie principali per gestire questa, per gestire questi eventi di collisione, quindi per prevenire o comunque far fronte agli eventi di collisione, che sono protocolli a canalizzazione, protocolli di cosiddetto accesso dinamico. Di fatto rappresentano due metodologie per prevenire collisioni o per affrontare le collisioni sulla base del livello alle quali vengono svolte queste metodologie. Nel caso di protocolli di canalizzazione si fa una gestione delle collisioni a livello fisico. Nel caso dei protocolli di accesso dinamico c'è una logica di più, c'è un protocollo vero e proprio che permette di far trasmettere alle varie stazioni in maniera, diciamo così, ordinata, o comunque di evitare le collisioni. Qui c'è una tassonomia di questi protocolli, questi algoritmi che trovate anche sul libro, e quello che vi dicevo prima, esistono i protocolli a canalizzazione che sono svolti a livello fisico e invece, scusate, le metodologie di gestione delle collisioni, comunque dell'accesso multiplo come canalizzazione, oppure accesso dinamico svolti a livello di linea. A loro volta i protocolli a canalizzazione si suddividono in diverse tecniche e stessa cosa l'accesso dinamico. L'accesso dinamico si suddivide in due macro categorie che vedremo un po' alla volta. Cominciamo dai protocolli una cosa importante da dire è che l'accesso dinamico, nel caso in cui si parla di accesso a contesa, quindi può essere dinamico nel senso che è ordinato, cioè in maniera distribuita si definisce un ordine con cui gli utenti devono accedere al mezzo, oppure a contesa. A contesa nel senso che ciascun utente, questo in linea generale, ciascun utente utilizza il mezzo trasmissivo quando vuole prenderlo tra virgolette, che ci sono delle regole sotto, e quindi si contende in mezzo con tutti gli altri. Ha probabilità di utilizzare proficuamente il mezzo, e per questo motivo si chiamano protocolli di accesso casuale. Vediamo prima i protocolli a canalizzazione. Se ci fate caso, i tre blocchi che ci sono qui sotto sono FDMA, TDMA, CDMA. Se togliete la A, trovate FDM, TDM e CDM, che sono le Frequency Division Multiplexing, Time Division Multiplexing e Code Division Multiplexing, di cui avevamo parlato all'inizio del corso quando abbiamo visto la differenza tra commutazione di circuito, commutazione di pacchetto, multiplazione deterministica e multiplazione statistica. Okay? Qui c'è una A in più che sta ad indicare la parola access. Infatti gli acronimi stanno per non più frequency division multiplexing, quindi multiplazione e divisione di frequenza ad esempio, ma per frequency division multiple access, quindi accesso multiplo a divisione di frequenza. Il concetto è identico alla multiplazione, a divisione di frequenza, ma cambia il fatto che qui stiamo gestendo l'accesso distribuito di diversi utenti ad uno stesso mezzo condiviso, mentre nel caso della multiplazione gestivamo il modo in cui un utente, un multiplexer, doveva impacchettare i segnali provenienti da diversi utenti all'interno di uno stesso canale. Okay? Concetto simile, solo che cambia il modo in cui viene suddiviso, da chi viene suddiviso il mezzo trasmissivo. Quindi FDM
questo è quello che vi ho già detto, FDMA è identico al caso FDM, semplicemente a ciascun, praticamente a ciascun utente viene assegnata una banda di frequenze da poter utilizzare, che è la stessa cosa che si verificava nella moltiplicazione di segni di frequenza. Qui si chiama multiple access, cioè avete qui, perché stiamo gestendo l'accesso multiplo ad un mezzo condiviso. Esempi, canali wifi, canali cellulari usano un accesso multiplo gestito a livello fisico tramite la separazione dei canali in frequenza e l'assegnazione di questi canali ai vari utenti in maniera predeterminata, diciamo così. Analogo a questo, è analogo anche e duale rispetto alla TDM, alla time division multiplexing, abbiamo la TDMA, cioè il time division multiple access, cioè l'accesso multiplo a divisione di tempo. Come accadeva nel multiplatore a divisione di tempo, anche qui abbiamo una suddivisione della risorsa in cicli, detti trame, di una certa durata. Okay, qui la parola tram ha l'accezione di periodo, okay? Periodo che si ripete appunto ciclicamente e all'interno del quale sono previsti degli slot temporali in ciascuno di qua, dei quali può trasmettere soltanto una stazione. Quindi anziché avere una suddivisione della risorsa per frequenza, abbiamo una suddivisione della risorsa per tempi, analogo al TDM, okay? che abbiamo visto qualche mese fa. Solitamente, per via del fatto che non è un'unica entità centralizzata a gestire questa suddivisione temporale, ma per via del fatto che le stazioni che utilizzano, gli host che utilizzano i vari slot temporali sono distribuiti nello spazio e magari sono anche in mobilità, sono anche in movimento, è opportuno avere tra uno slot e l'altro dei tempi di guardia, proprio per assorbire queste variazioni di percorso che ci possono essere nelle trasmissioni, queste variazioni di lunghezze, quindi di distanze che ci possono essere nel trasmettere da un host verso, ad esempio, l'access point, verso il un punto centralizzato, o comunque in generale per utilizzare il mezzo condiviso trasmissivo. Esempio, supponiamo che sia B che A siano due utenti che vogliono trasmettere entrambi verso l'utente C. B però è più vicino a C, quindi il ritardo di propagazione tau 1 che c'è tra B e C è molto minore rispetto al tau 2, che è il ritardo tra C ed A. E supponiamo che A e C quindi siano in questa rete i due utenti massimamente, diciamo così, distanti, ok? In questa piccola rete A e C sono gli utenti a massima distanza l'uno dall'altro. Allora, se A vuole trasmettere verso C e A e gli è dedicato questo slot, cioè A ha a disposizione lo slot temporale che inizia qui e finisce qui, in linea di principio potremmo anche non utilizzare i tempi di guardia fin tanto che B trasmette dopo quello slot lì. Quindi qui, nel caso della moltiplicazione TDM, potremmo non avere problemi, no? Qui non c'è sovrapposizione. Il problema è che per effetto di questa differenza dei ritardi di propagazione, per effetto del fatto che non ho un elemento multiplexer che mette lui nel canale condiviso i bit a seconda dello slot e di chi sta trasmettendo quei bit, in questo caso qua si possono verificare le situazioni in cui il ritardo di propagazione fa in modo che a C arrivino i due pacchetti contemporaneamente o comunque in sovrapposizione. Per effetto del ritardo di propagazione ampio, questo pacchetto blu, questa trama blu, comincia ad arrivare in C in questo momento, ma un po' prima era già arrivata la trama di B e quindi qui si ha una sovrapposizione che non è desiderabile. Per questo motivo si utilizza il tempo di guardia, quindi si sposta un po', si aumenta un po' la separazione tra gli slot esecutivi
in modo tale che il secondo pacchetto, quello di B, arrivi effettivamente dopo che è terminato il pacchetto proveniente da A. Okay? Quindi per questo motivo si utilizza un tempo di guardia nelle reti TDMA, cosa che non è necessaria qui nella TDM semplice, perché era il multiplexer a occuparsi di mettere, di ricevere i bit e metterli lui nella trama che aveva organizzato lui, a seconda di chi inviava i bit e a seconda degli slot dedicati al trasmettitore. Sì. Il tempo di guardia deve essere tale da coprire il massimo tempo di preparazione possibile. In questo caso è da C, perché A e C sono equidistanti. Se io facessi iniziare il tempo di guardia, no, il tempo di guardia comunque è questo, perché lo slot è definito come la separazione tra le due trasmissioni, no? Questo qui è il tempo di guardia. Quindi tra quando finisce uno e quando inizia il successivo. Okay. Un caso particolare di separazione, quindi abbiamo visto come o in frequenza o in tempo posso suddividere le risorse trasmissive e assegnarle per le tempi. Un caso particolare di questo concetto è il cosiddetto duplexing. Abbiamo iniziato a vederlo quando abbiamo parlato della multiplazione, vale anche nell'accesso multiplo, quindi vale non solo nel caso in cui io abbia multiplatore e demultiplatore centralizzati, come in questo caso, qui bisogna solo il multiplatore, ma vale nel caso bidirezionale. Io ho collegamenti bidirezionali, avevamo parlato nel contesto della multiplazione di duplexing, cioè io posso utilizzare un verso una fetta della risorsa trasmissiva e nell'altro verso una fetta separata della stessa risorsa trasmissiva. Anche qui, anche nell'accesso multiplo, quindi anche tra ad esempio un access point e gli utenti wifi e viceversa, quindi tra downlink e uplink, posso distinguere la risorsa trasmissiva separandone due fette distinte. Questo duplexing può essere fatto anche qui sia in tempo che in frequenza. Okay? Quindi posso dire che l'intera risorsa trasmissiva è utilizzata per metà ciclo in uplink e metà ciclo in downlink, e all'interno di ciascuno di queste due metà ciclo dedicare gli slot ai vari tempi, o in uplink o in downlink. Stessa cosa, posso separare in frequenza, quindi posso dire che una certa fetta di frequenza è utilizzata solo in uplink e un'altra fetta di frequenza solo in downlink. Esempio, la DSL, abbiamo visto nel caso della multiplazione, di fatto permette di avere in uplink una certa banda e in downlink una banda mista. Okay? Quindi il concetto è simile anche per il caso di accesso multiplo. Okay? Qui c'è un altro esempio, caso di reti cellulari, uplink e downlink utilizzano una divisione di frequenza. Posso addirittura prevedere una divisione di spazio nel momento in cui ho ad esempio connessioni cablate, utilizzo un cavo per l'uplink e un altro cavo o una serie di cavi del downlink. L'ultimo caso di moltiplazione fatta a livello fisico, meglio di gestione del mezzo condiviso dell'accesso multiplo svolta a livello fisico, è il caso di CDMA. Avevamo detto a grandi linee, avevamo parlato a grandi linee, se non ricordo male, della CDM, della Co-Division Multiple Access. Qui il concetto è della Co-Division Multiplexing, qui il concetto è simile sempre con l'accezione dell'accesso multiplo, e di fatto anziché dividere in tempo o in frequenza la risorsa trasmissiva, qui consento a tutti gli utenti che accedono al mezzo condiviso di usare la stessa risorsa di frequenza anche nello stesso tempo, a patto che io trasmetta dei segnali particolari, quindi a parte che i segnali generati dai vari utenti, tutti sulla stessa frequenza e tutti contemporaneamente, siano distinguibili tramite opportuna manipolazione. Questa manipolazione viene svolta tramite dei codici, quindi si genera un segnale portante a velocità molto più alta rispetto al
rispetto al bit rate effettivo, e questa manipolazione permette ai vari flussi in parallelo, ai vari segnali in parallelo che viaggiano, mi ripeto, contemporaneamente sulla stessa frequenza, di essere distinti tramite, tramite una, come dire, una manipolazione inversa alla ricezione. Quindi io in trasmissione utilizzo la frequenza, la banda di frequenza 1 sia ad un utente sia all'altro, quindi la stessa banda di frequenza, lo stesso pezzettino di spettro, lo utilizzo in entrambi gli utenti, su entrambi gli utenti. Questi utenti però non generano il segnale così com'è, ma utilizzano ciascuno un proprio codice, okay? Quindi moltiplicano il proprio segnale da questo codice. A ricezione si può dimostrare che rimoltiplicando il segnale complessivo, quindi la sovrapposizione dei due o più segnali codificati, rimoltiplicando quel segnale lì per un codice, per esempio dell'utente A, si ottiene il segnale generato dall'utente A. E questo serve a ripulire il segnale complessivo da tutto il resto. Okay? Per chi di voi farà corsi di trasmissione dell'informazione, credo che sono corsi che si fanno al terzo anno, perché scegli il track telecom, si spiega come è possibile manipolare vari segnali per permettere questa distinzione anche su bande sovrapposte, anche su bande coincidenti. Un esempio in cui si utilizza una tecnica di questo tipo è la rete cellulare di terza generazione, l'UMTS. Si chiamano ortogonali la proprietà che permette di distinguere in ricezione tramite questa moltiplicazione di codice, si chiamano ortogonalità. Nel senso che se io trasmetto, abbiamo detto che questo è l'utente 1 e l'utente 2, trasmettono tutti e due un segnale sulla frequenza F1, sono due segnali diversi sulla stessa frequenza. Questo è il segnale generato da uno, questo è il segnale generato dall'altro. Anziché trasmettere sul canale condiviso questo segnale qui, trasmette un segnale alterato, di fatto lo moltiplico per un codice, che però stavolta è esclusivo per l'utente. Stessa cosa faccio qui, per un codice esclusivo per l'utente 2. Generare dei codici opportuni, dei codici ortogonali, mi permette in ricezione io cosa ottengo? Io ottengo il segnale 1, questo sarebbe il segnale 1 e il segnale 2, tutti e due alla stessa frequenza. Qui ottengo una cosa del tipo S1 per C1 più S2 per C2, quindi ottengo una sovrapposizione di due segnali modificato opportunamente con questi codici di trasmissione, io devo essere in grado di distinguerli, quindi di ottenere da questa roba qua S1 ed S2, utilizzare codici con particolari caratteristiche, codici ortogonali, mi permette di fare questo passaggio, di fatto rimoltiplicando l'intero segnale o per il codice 1 o per il codice 2. Quindi riutilizzando l'informazione contenuta nel codice 1 e nel codice 2 anche a destinazione, in modo tale da ottenere una volta il segnale di un utente e una volta il segnale dell'altro utente. Okay? La parola ortogonale significa garantire questa proprietà. Okay? Se ho codici detti ortogonali, permetto questa proprietà qua, permetto la distinzione dei due segnali anche in ricezione. Ok, quindi questi ce li siamo tolti davanti. Adesso veniamo qui. Prima classe di protocolli di linea con accesso dinamico. Stiamo parlando dell'accesso ordinato. A sua volta si possono distinguere due tipi di protocolli: protocolli con prenotazione oppure protocolli con trasferimento di permesso. Trasferimento di permesso che di fatto si chiama token, ok? Non so se vi è mai capitato di sentire anche nel linguaggio comune basso il token, come dire, prende questo genere di protocolli, prende
come dire, spunto dalla staffetta, no? Dal token della staffetta, dal testimone della staffetta, è un concetto che è stato applicato anche alle reti in cui si utilizzano protocolli di accesso multiplo con trasferimento del token, del permesso. Allora, vediamo i primi, prenotazione. Questi protocolli qui sono generalmente usati, erano generalmente usati perché ormai questa famiglia di protocolli sono gli altri in disuso, ma sono, erano utilizzati in reti a bassa. Si prevede, quindi se abbiamo n stazioni, n utenti in questa rete, si suddivide la risorsa temporale e la risorsa trasmissiva temporalmente, quindi si definiscono dei cicli. In ciascuno di questi cicli, quindi ciclo I, ciclo I più 1 e così via, in ciascuno di questi cicli la durata del ciclo stesso è variabile, e adesso vi spiego come è variabile. C'è una parte fissa, al limite, se la vogliamo fare più semplice possibile, dura n bit, ok? Ciascuno di questi n bit è riservato a una delle stazioni presenti. Se la stazione iesima vuole trasmettere all'interno del ciclo, manda un bit, emette un bit, ok? Quindi io so che se io ho bit 0 qui alla posizione 1, quindi nell'intervallino tra 0 e un bit time, quindi tra qui e qui, se ho qui 0 vuol dire che la stazione 1 non vuole trasmettere. Se ho 1, la stazione iesima, per esempio la stazione 2, vuole trasmettere, la stazione 3 vuole trasmettere, e così via. Finita questa fase di prenotazione, ecco perché si chiama, si chiama protocollo a prenotazione, finita questa fase che è di durata fissa, perché devo dedicare a ciascuna stazione almeno un bit, ok? Per dire sì, voglio trasmettere o non voglio trasmettere, finita questa fase inizia la fase di trasmissione vera e propria. È come se fosse una TDM, però prenotata. Se io non ho bisogno di trasmettere, è inutile riservare una risorsa trasmissiva per una stazione che non vuole trasmettere. Allora, qui vedete che il ciclo si conclude non appena tutte le stazioni, tutti gli utenti che si sono prenotati hanno terminato la propria trasmissione. Quindi in questo caso si sono prenotate le stazioni 2, 3 ed n, e quindi il ciclo termina. Nel ciclo io so che avrò la trasmissione di 2, di 3 e di n, e solo di quelle stazioni lì. Quindi chi non si è prenotato non è autorizzato a trasmettere. Quindi tutti sapranno che chi trasmette la prima trama è stato chi si è prenotato per primo in ordine, poi il 3 e poi l'N. E questo prevede anche che gli slot siano di durata fissa. Quindi si definisce una durata fissa qui, una durata fissa del singolo slot di trasmissione vera e propria, e il ciclo va di conseguenza. Sulla base di quanti si sono prenotati qui posso ottenere la durata del ciclo. Okay? In questo altro ciclo i più 1 si sono prenotati la 1 e la 3 e quindi trasmetteranno solo la 1 e la 3. Nel caso in cui non si prenoti nessuno, quindi nel caso in cui io qui abbia tutti i bit 0, il ciclo termina qua e quindi si ripete di nuovo la stessa roba qua. Okay? Posso anche variare, posso anche avere durate qui di variabili, quindi posso anche ammettere cicli con slot di trasmissione vera e propria di lunghezza più o meno grande, a patto di aumentare un po' l'informazione che devo mettere qui dentro. Quindi se immaginate che anziché dire semplicemente sì o no, voglio trasmettere o non voglio trasmettere, io dico anche voglio trasmettere per x secondi o per x bit, se aumento un po' l'informazione che di fatto è overhead, no? Questo è overhead per il protocollo, perché richiede la prenotazione, quindi è overhead per il protocollo, è una parte, è una quantità di, è un intervallo di tempo durante il quale la risorsa trasmissiva è utilizzata per servizio al protocollo, non per trasmissione vera e propria. Quindi se io aumento un po' l'overhead posso migliorare l'efficienza, perché supponiamo che sia soltanto la stazione 2 a voler trasmettere e tutte le altre no. Se la stazione 2 ha da trasmettere tanti dati, potrebbe dire qui dentro io voglio trasmettere un byte o 100 byte, quello che è, e quindi
tutti sanno, leggendo questa informazione qua, che per i primi 1 byte o 100 byte è la stazione 2 a trasmettere, okay? In modo tale che non si è vincolati dalla durata fissa definita qui con il singolo bit per quindi slot. Okay? L'altro caso di protocollo. Sì, ma in questo contesto la divisione del canale viene operata a livello centralizzato o a livello, o dipende dalla topologia di rete, diciamo? È comunque distribuito, nel senso che c'è una centralizzazione, nel senso che tutti sanno qual è il mini slot, tutti gli utenti sanno qual è il proprio mini slot. Okay? E ovviamente anche i destinatari, nel caso in cui sono in comunicazione gli utenti della stessa rete a bus, come può essere in questo esempio, devono sapere che questa trama qui, tramite il campo indirizzo, è stata inviata dall'utente 2. Okay? Quindi, se vogliamo, è distribuito nel senso che ognuno fa le proprie scelte, ma è centralizzato perché l'informazione su a chi ha assegnato ciascuno slot deve essere comunque conosciuta da tutti. Okay? Nel caso in cui invece parliamo di protocolli ordinati, quindi come nel caso di prenotazione vedete c'era un ordine, anche qui c'è un ordine, però con trasferimento del token non è permesso, questi sono protocolli utilizzati per produrre reti ad anello, esistevano reti non più usate di tipo token ring, si chiamano, esistevano in realtà anche i token bus, però le più famose erano i token ring, in cui il metodo di funzionamento della trasmissione, il metodo di accesso al mezzo condiviso avviene appunto tramite questo scambio del permesso. Quindi di fatto esiste una particolare stringa di bit che circola, diciamo così, nella trama, nell'anello, nella rete, e quella stringa di bit è, come dire, tenuta da chi sta volendo trasmettere. Quindi supponiamo il caso che qui dentro circoli sempre una unità, come dire, un formato particolare, una certa trama che può ospitare in alcuni campi il payload, quello che vuole trasmettere una stazione, e in un pezzo di questa trama che circola c'è il token vero e proprio. Nel momento in cui questo token è libero, cioè è presente, può essere raccolto da qualcuno. Cosa significa può essere raccolto? Significa che se io per esempio dico che i bit definiscono una struttura di trama qui dentro, nella rete col permesso, in cui dico che i primi 6 bit, non lo so, faccio un esempio, sto completamente facendo una cosa non corrispondente a nessuno standard, giusto per farvi capire l'esempio, no? Supponiamo che io definisca questa struttura di trama e dico che questi 5 bit, quando sono posti a 1, vuol dire che chiunque può mettere bit qui dentro, ok? Quindi è definita la struttura di trama. Nel momento in cui un utente, per esempio uno di questi qui, vuole trasmettere, cambia questa sequenza qui, e cambiando questa sequenza fa capire a tutti quelli che ricevono questa trama che il token non è libero, no? Quindi rimuove questa roba qui, mette i suoi bit qui dentro con indirizzo, con payload, con quello che vogliamo, e quella stessa trama col token non più libero girerà fino ad arrivare alla destinazione. Qui ci sarà un campo indirizzo di destinazione, destination address, che permetterà al ricevitore di assorbire il payload di quella trama lì. Allora, se io ho il permesso, vado avanti, per esempio, a trasmettere finché non ne voglio. Ok? Quindi inserisco i bit, tornerà a me, ovviamente devo tenere traccia del fatto che sono stato io utente a fare questa conversione, a prendermi il token. Nel momento in cui io ho finito, quindi la trama torna di nuovo a me, se io non ho finito di trasmettere continuerò a mettere i miei nuovi bit qui dentro, lasciando il token occupato. Nel momento in cui io finisco, riporto indietro questi bit che mi rappresentano il token libero o
occupato, le riporta alla situazione iniziale. Da quel momento in poi chiunque degli altri riceverà la struttura data, la trama, con il token stavolta di nuovo libero, potrà rifare la stessa cosa, quindi potrà proseguire con la propria trasmissione. Si parla in questo caso come dicevo quando parlavamo prima di delle reti ad anello, che ciascuna stazione non solo sente le trame passare, ma deve anche replicare verso valle. Ci sono due configurazioni delle varie stazioni, dei vari tempi di questo tipo di rete. C'è una configurazione ad anello chiuso, si dice, in cui io non sto trasmettendo e quindi devo ascoltare, quindi devo ricevere la trama, eventualmente passarla ai livelli superiori, nel caso in cui il destination address sia il mio, e comunque permettere che la trama vada avanti, quindi farla proseguire nell'anello. Oppure, nel caso in cui io sia la stazione trasmittente, devo fermare la trama, diciamo così, si parla di comunicazione ad anello aperto, nel momento in cui io devo fermare la trama, eventualmente decidere di mettere nuovi bit o di rendere disponibile di nuovo il token verso valle. Quindi rilasciare il token. Infine vediamo i protocolli con accesso casuale, che sono quelli di maggiore interesse perché di maggior uso nelle reti broadcast. In realtà abbiamo visto delle applicazioni anche di questo tipo, FDMA, DMA, eccetera, o CDMA per le reti cellulari. L'altra categoria di protocolli che sono largamente utilizzati in reti broadcast sono i protocolli con accesso a contesa, ovvero protocolli di accesso casuale. A loro volta, quindi, se esplodiamo questo blocco qua, otteniamo tutto questo. Quindi ci sono ulteriori famiglie che si avete schematizzate di protocolli ad accesso casuale. Andiamo con ordine. Protocolli con accesso casuale, questo è il blocco che avevamo nella slide precedente, due tipologie. Io posso rilevare il canale, quindi ci sono protocolli in cui le varie stazioni rilevano il canale, si dice che fanno sensing del canale, cioè ascoltano il canale, oppure protocolli in cui il sensing non è svolto. Di fatto le stazioni se ne fregano che stia o meno già trasmettendo qualcun altro. Quindi con o senza rilevazione del canale, prima separazione. Nel primo caso, o meglio, nel caso senza rilevazione del canale, si distinguono i due protocolli ALOA oppure la versione slottata ALOA, che è il protocollo utilizzato in quelle ALOA NET di cui vi parlavo poco fa. Invece, nel caso in cui io rilevo il canale, ho un'ulteriore possibilità. Non solo rilevo il canale, ma posso anche rilevare eventuali collisioni. Quindi posso sia ascoltare il canale, sia, e quindi pormi il problema, sta già trasmettendo qualcun altro prima che io inizi la mia trasmissione, e questo significa fare sensing del canale. Una cosa in più è capire se nel momento in cui io trasmetto, nel frattempo ha trasmesso qualcun altro, e quindi cercare di rilevare le collisioni, scusate, con rilevazione di collisioni oppure senza rilevazione di collisioni. Vedremo un po' per volta tutti questi blocchettini che stanno nelle foglie di questo albero, in fondo a questo albero. Cominciamo da questi due ALOA e slotted ALOA, che ci fanno di fatto capire il concetto che sta alla base di tutto l'accesso multiplo casuale. Allora, il primo concetto che vale in generale per i protocolli ad accesso casuale, quindi svolti a livello di linea, è quello che la gestione dell'accesso multiplo avviene in maniera distribuita. Non c'è, come succedeva nell'accesso multiplo, come dicevamo prima, ad esempio, oppure nella prenotazione o col token, non c'è un qualcosa di centralizzato che mi permette di assegnare le risorse a questa piuttosto che a quell'altra stazione. Ma tutte le stazioni, in maniera distribuita, quindi in maniera autonoma, facendo dei ragionamenti locali, decidono, quindi autonomamente, se trasmettere o no.
No? Il problema dell'accesso multiplo è non avere collisioni. O abbiamo visto protocolli di gestiti a livello fisico, suddividiamo in maniera fissa la risorsa trasmissiva, FDMA, TDMA, eccetera, eccetera, oppure ordinato, no? Dove ormai tipo di protocolli obsoleti, oppure quindi facciamo l'accesso come vogliamo noi, ciascuno decide quando trasmettere, lo fa in maniera autonoma, quindi non in maniera centralizzata. In questi casi qua si è soliti suddividere il livello di linea in due pezzi, in due parti, che si chiamano Logical Link Control, quindi il livello 2 superiore, e il livello 2 inferiore, che è il Medium Access Control, livello MAC, che gestisce, che si occupa proprio di gestire l'accesso al mezzo. Quindi il livello MAC, il MAC Ethernet si chiama MAC proprio perché prende spunto dal fatto che in Ethernet si gestisce l'accesso al mezzo condiviso. Medium Access Control significa controllo di accesso al mezzo, ok? MAC. Invece tutte le altre funzioni tipo framing, tipo gestione dell'FCS, inserimento dell'FCS, eccetera, eccetera, sono gestiti da quest'altro livello, ok? È anche vero che in Ethernet, di fatto, il protocollo Ethernet definisce un'unica unità informativa di livello di linea che praticamente assorbe nel livello MAC tutte e due le funzionalità, quindi assorbe anche il campo FCS e quant'altro. Lo vedremo dopo quando parleremo nello specifico di Ethernet. In ogni caso, esiste, diciamo, storicamente una separazione funzionale tra il livello di linea LLC che si occupa di determinate funzioni, FCS e quant'altro, e il livello di linea che si occupa di come accedere al mezzo trasmissivo. Allora, il principio generale per AVOA e anche per gli altri protocolli è che, perché si chiamano ad accesso casuale? Ciascuna stazione decide di trasmettere al limite quando vuole, quindi se ha bisogno di trasmettere lo fa. Questa cosa può generare delle collisioni nel momento in cui anche qualcun altro ha deciso simultaneamente di trasmettere. Se si generano delle collisioni, il concetto base è che ciascuno di questi che ha generato una collisione, visto che la trasmissione della trama azzurra e della trama rossa non saranno andate a buon fine, ciascuna di queste due stazioni che ha generato le due trame ritarderà in un tempo casuale la ritrasmissione di quella propria trama. Quindi se queste due trame vengono trasmesse da due stazioni separate simultaneamente, queste genereranno una collisione. Questa collisione porterà le due stazioni in qualche modo a capire che si è verificata la collisione, o quantomeno a capire che la trasmissione blu e la trasmissione rossa non è andata a buon fine, e quindi prima o poi a dover ritrasmettere come? Dopo un tempo casuale. Il fatto che il tempo di il rescheduling della ritrasmissione sia casuale, quindi sia dopo un tempo diverso in generale tra l'una e l'altra, consente al protocollo, consente alle due stazioni di avere una buona probabilità di ritrasmettere con successo. Chiaramente questa buona probabilità dipende da come è gestita questa casualità. AVOA è il primo protocollo che gestisce questa casualità. Quindi supponiamo che la stazione A trasmette. Se la stazione B trasmette in questo momento qui, si genererà una sovrapposizione delle due trame, quindi una collisione. Pertanto A e B fisseranno due ritardi casuali, e quindi sperabilmente questi due ritardi casuali saranno tali per cui alla ritrasmissione non ci sarà una nuova sovrapposizione dei due pacchetti, delle due trame. AVOA è un protocollo, per così dire, semplice, un po' diciamo così, maleducato, nel senso che non si fa sensing del canale, quindi nessuno tra A e B si preoccupa di capire se nel frattempo, nel momento in cui si vuole trasmettere, il canale non è già occupato, no? Per esempio, A ha iniziato a trasmettere, B che vuole iniziare a trasmettere in questo momento
qui non si preoccupa nel protocollo AVOA di capire se c'è già una trasmissione in corso, ma trasmette. Il livello superiore, a livello di linea, anzi a livello MAC, manda una linea informativa a livello MAC della stazione B. Secondo AVOA si manda la trama direttamente. Peccato che questa cosa qui genererà una collisione. Ritardando casualmente, si spera che prima o poi la trasmissione vada a buon fine. Allora, il protocollo prevede questo, il protocollo AVOA prevede questo, si definiscono T grande, un tempo di trasmissione di trama, quindi sulla base della capacità della rete e sulla dimensione delle trame si può ottenere il tempo, la durata di trasmissione della trama, quindi la durata di quel pacchetto blu o verde, che è fisso per tutti. Poi esiste un tau, che è un tempo di propagazione tra le due stazioni massimamente distanti. Ricordatevi che AVOA è un protocollo, come dicevo, definito in una rete wireless, quindi le due stazioni massimamente distanti determinano questo tau, quindi le due isole più distanti che erano collegate tramite il protocollo AVOA, tra le varie n isole presenti alle Hawaii, determinavano e determinano in generale in AVOA delle stazioni più lontane il tau del protocollo. Okay, quindi questi due sono due parametri del protocollo stesso: T, tempo di trasmissione delle trame, e tau, ritardo massimo fra due stazioni qualunque della rete. Allora, se una stazione vuole trasmettere, se un utente vuole trasmettere con AVOA, vi dicevo prima, nel momento in cui gli viene passata una trama, un pacchetto dal livello superiore, il pacchetto viene incapsulato nella trama e trasmesso. Allora, io so che quel pacchetto è stato ricevuto correttamente solo nel momento in cui arriva e mi torna indietro un ACK. Quindi questo protocollo AVOA necessita di un ACK, quindi ha bisogno che la stazione A o la stazione B, per essere certi che il pacchetto è arrivato a buon fine, debbano ricevere l'ACK dalla stazione ricevente. Quindi nel momento in cui torna l'ACK, che dice si conferma di aver ricevuto quella trama lì, quel pacchetto lì, a posto, un po' come, non so, come in TCP, no? Nel momento in cui io ricevo riscontro, sono tranquillo che quella trama è arrivata. Questo se non ci sono collisioni, ovviamente. E essendo tau il tempo di propagazione massimo tra una stazione e l'altra, 2 tau è il tempo minimo che mi serve per ricevere il riscontro, a meno della durata della trasmissione dell'app, no? Supponiamo che la durata della trasmissione dell'app sia infinitesima, sia piccola, quindi tau è il tempo che serve per trasmettere, per propagare, scusate, il pacchetto fino alla destinazione più lontana possibile, e un altro tau per ricevere l'app. Quindi entro 2 tau io mi aspetto un app. Se non ricevo l'app, se ricevo l'app entro 2 tau, allora la trasmissione è andata bene. Se invece non ricevo l'ACK, quindi se l'unità non è stata riscontrata, se l'unità informativa non è stata riscontrata, quindi se non mi è arrivato nessun ACK entro 2 tau, allora interpreto questa cosa come l'evento di collisione. Qualcun altro ha trasmesso, quindi il mio destinatario non ha potuto leggere bene la trama che gli avevo mandato, il pacchetto che gli avevo mandato, perché si è generata una collisione. Qualcun altro ha trasmesso, quella seconda trasmissione ha disturbato la mia e quindi il mio ricevitore non ha potuto leggere bene il pacchetto che io gli avevo mandato e quindi non mi manda nessun ACK. Nel momento in cui non mi manda l'ACK, io mi devo porre il problema di quando ritrasmette. Ok? Le stazioni A e B di poco fa, quando c'è una collisione, quando riescono a capire che c'è stata una collisione, cioè se non ho ricevuto l'ACK entro 2 tau, ritrasmettono, anzi, pianificano la ritrasmissione. Vi dicevo che prima che si ripianifica la ritrasmissione dopo un tempo casuale. Ciascuno sceglie un tempo casuale dopo il quale iniziare la ritrasmissione. E ciascuno lo fa indipendentemente. Lo fa indipendentemente ma seguendo una logica. Allora, avendo definito questo tempo base T grande, che è il tempo di trasmissione, io calcolo un valore massimo K meno 1 T.
Nel momento in cui io mi rendo conto che stazione A trasmetto e questo pacchetto ha subito una collisione, perché dopo due tau, questo qui è due tau, non mi è arrivato l'HAC, nel momento in cui succede una cosa del genere, cioè io arrivo qui e non mi sono arrivati HAC dal destinatario, so che questo pacchetto ha avuto una collisione, ha subito una collisione, mi devo porre il problema di decidere quando nella scala temporale ritrasmettere quel pacchetto lì. Lo faccio considerando dei multipli di un tempo base T grande, questo qui, questo tempo base T grande, quindi definisco, il protocollo definisce un certo multiplo massimo, K-1 o K, quello che volete, uguale, e dico che la ritrasmissione avverrà dopo un tempo che è dato da i volte il tempo base T grande, dove I è un numero scelto tra 0 e quel valore massimo K-1. Quindi I viene sorteggiato tra 0, 1, 2, 3 fino a K-1. Allora io posso scegliere sulla base di quanto viene fuori col dado che ho tirato, con la lamentina che ho tirato, posso scegliere di ritrasmettere a 0 dopo 0 volte T grande, quindi qua, oppure dopo una volta T grande, oppure dopo due volte T grande, oppure dopo K-1 volte T grande. Quindi ho con uguale probabilità una ritrasmissione fatta qui, scusate, fatta qui, fatta qui, fatta qui, eccetera, eccetera. La stessa cosa la farà anche chi mi ha disturbato, quindi anche la stazione B che ha trasmesso magari generando la sovrapposizione della trama, quindi anche lui farà la stessa cosa. Dopo due tau, se non gli arriva l'HAC, dovrà rischedulare e lo farà sempre con la stessa logica, quindi potrà trasmettere con uguale probabilità, potrà ritrasmettere con uguale probabilità qua oppure qua, dopo un T, dopo due T e così via. Allora, se io aumento, se io scelgo questo K meno 1 grande a sufficienza, avrò una buona probabilità che la scelta fatta da A e la scelta fatta da B non siano uguali e che quindi al secondo, alla seconda volta la collisione è evitata. Okay? Questo è il funzionamento del protocollo AOA. Ovviamente in funzione di quanto vale K io avrò una probabilità più o meno alta, no? Immaginate di avere K uguale 2, le mie uniche scelte saranno tra 0 e 1, quindi io o ritrasmetto subito o ritrasmetto dopo, e in quel caso lì se io ho due stazioni che hanno generato la collisione, questo significherebbe il 50% delle probabilità di riavere la collisione. E quindi sulla base di quante sono le mie stazioni N nella rete, quindi quanto è il potenziale rischio di avere collisioni, no? Che la collisione può essere generata da due, ma può essere generata anche da 50, da N trasmissioni simultanee, no? Quindi sulla base di quante sono le mie stazioni N, io devo dimensionare il K in modo tale da averlo sufficientemente grande. Il contraltare di questa cosa è, allora io posso dire, ok, dimensiono K infinito e quindi scelgo un numero tra 0 e infinite volte o 1000 volte T. Questa cosa è dall'altro lato inefficiente, perché se la ritrasmissione, se io avevo avuto sfortuna e la collisione era stata generata da un solo altro pacchetto, è inutile che questi due vengano rischedulati in un intervallo molto ampio, starei sprecando risorse, no? Quindi c'è un trade-off tra la scelta di questo K sulla scelta di questo K tra il numero di stazioni e di fatto il tempo, l'efficienza di utilizzo delle risorse. Okay? Una versione, questo metodo di rescheduling della ritrasmissione si chiama algoritmo di back-off. Okay? Si dice che va in back-off. Nel momento in cui io pianifico una ritrasmissione, faccio un back-off, si dice che vado in back-off.
Una versione analoga ad Aloha è la versione slotted Aloha, cioè una versione in cui tutte le stazioni sono sincronizzate e si utilizza un asse temporale appunto slottato. Quindi anziché avere una situazione di questo tipo in cui A riceve in questo istante qui dai livelli superiori il pacchetto da trasmettere e lo trasmette subito, B lo riceve qui e lo trasmette subito, esiste una versione slottata del protocollo, e questo è Aloha. Poi c'è slotted Aloha, in cui la stazione A e la stazione B non trasmettono subito, quindi A riceve, provo a farlo un po' uno sotto l'altro, A riceve qui e B riceve qui, non trasmettono subito, subito e subito, ma si considera un asse temporale, quindi ciascuna stazione sincronizzata, l'una con le altre, ha l'asse dei tempi slottato. Ok? E sono sincronizzati, quindi ce ne mettiamo un altro. Hanno tutti lo stesso riferimento temporale slottato. Cosa significa lo slot temporale? Innanzitutto, quant'è la durata dello slot? È esattamente pari a T grande, cioè è grande quanto quanto la durata di trasmissione della trama stessa. E lo slot impone l'inizio della trasmissione. Quindi se questa freccia arriva qui, io posso iniziare a trasmettere soltanto all'inizio dello slot. Io ho casualmente disegnata identica, quindi se mi arriva un po' prima, io non posso trasmetterlo subito, ma devo trasmetterlo a partire dall'inizio dello slot. Se, come avevo disegnato prima, mi arriva esattamente lì, trasmetto all'inizio dello slot. In questo caso qua non trasmetto subito, ma devo aspettare questo tempo qui, questo epsilon qua, e quindi ho la trasmissione qui. Questo cosa comporta? Che se tutte le stazioni sono sincronizzate, o ho sovrapposizione totale oppure non ho sovrapposizione. Ok? Se lui riceve il pacchetto qui e lo può trasmettere solo nello slot, solo a partire da quello slot lì, e la durata dello slot è esattamente T grande, nel momento in cui ho più stazioni che vogliono trasmettere, se trasmettono contemporaneamente, o meglio, se c'è una collisione, la collisione è necessariamente totale. In questo caso non c'è collisione perché stanno trasmettendo uno sullo slot 2 e uno sullo slot 3. Quindi non c'è per niente sovrapposizione. Allora la sovrapposizione, se c'è, è totale, e questo ad esempio succede se per esempio arriva il pacchetto qui e il pacchetto qui, in questi casi A deve attendere l'inizio dello slot successivo, quindi trasmetterà qui, a partire da qui, e B deve attendere l'inizio dello slot successivo, quindi trasmetterà in A. In questo caso la sovrapposizione c'è, la collisione c'è ed è per sovrapposizione totale delle due trame. Se questa freccia fosse arrivata qua, okay, se fosse arrivata qua, B avrebbe aspettato l'inizio dello slot successivo e quindi non ci sarebbe stata sovrapposizione tra questa e questa, perché i due slot sono distinti. Okay? Quindi slot da Aloha rispetto ad Aloha, o c'è sovrapposizione totale o non c'è sovrapposizione. Okay? Questo è lo stesso diagramma di poco fa, quindi lo stesso principio di funzionamento del protocollo, almeno di due cose. Una è attesa inizio slot, nel
senso che quando mi arriva la freccia, quando mi arriva il pacchetto, non posso subito trasmettere, ma devo aspettare l'inizio del blog successivo. E un'altra è il tempo che devo aspettare per avere l'app. Io non devo aspettare solo due tau, ma devo aspettare due tau più quell'epsilon che eventualmente mi serve per allinearmi lo flow, no? Quindi al limite sarebbe due tau più t grande, no? Che l'epsilon, la distanza tra quando mi arriva la freccia e quando inizia lo slot, è al più qualcosa di t grande, simile a t grande, no? Se mi arriva la freccia un istante dopo che è iniziato lo slot, devo aspettare lo slot successivo e quindi avere maggior tempo da aspettare rispetto alla roba semplice. Okay? E se tutto va bene come prima, mi arriva l'app, entro questo 2 tau più epsilon, se invece succede una collisione, allora devo fare rescheduling con backoff come abbiamo fatto prima. Ok? Domande? Vabbè, facciamo 10 minuti di pausa. Valutare l'efficienza del protocollo all'ora. Okay?
caso TDMA l'efficienza è quanti sono attivi al totale della trama, questo è semplice, no? Quindi se sono attivi n utenti, se il traffico è quello di n utenti, allora avrò un'efficienza del collegamento che posso calcolare come tempo in un ciclo occupato in trasmissione fratto il tempo totale, una cosa del genere. Qui invece non c'è la definizione di un ciclo, allora devo capire come valutare, come misurare numericamente la bontà di questo protocollo nuovo. Quindi supponiamo di avere n generico stazioni, n utenti in questa rete allora, e vogliamo vedere, vogliamo calcolare l'efficienza di questo protocollo. Partiamo dall'osservazione che abbiamo già fatto su slot e DALOA, secondo cui la sovrapposizione o c'è o non c'è. Quindi o c'è, scusate, ed è totale, oppure non c'è per niente. Si chiama periodo di vulnerabilità quella durata temporale entro cui, se ho una trasmissione, diciamo, dato per certo che una stazione A vuole trasmettere, dato per certo che slot da loro ho un intervallo asse dei tempi sbloccato, dato per certo che la stazione A riceve dai propri livelli superiori un pacchetto in un determinato istante, quindi se succede questo A trasmetterà a partire da questo punto, quindi trasmetterà in questo slot, nello slot successivo. Dato per certo questo, il periodo di vulnerabilità, cioè la trasmissione di A, è vulnerabile per un intervallo, detto periodo di vulnerabilità, che è grande quando? Se mi arriva almeno un'altra stazione, B, in questo momento, cioè se in B, in questo istante qui, è necessario trasmettere, allora B attenderà lo slot successivo, l'inizio dello slot successivo, e quindi colliderà. Se mi arriva in questo istante, stessa cosa, se mi arriva qui dentro, stessa cosa, se mi arriva qui, no. Perché B trasmetterà in questo slot, no? Se arriva, se B arriva qua, trasmetterà in questo slot. Se B arriva qua, trasmetterà in questo slot dopo. Ok? Quindi questo sarebbe qui dentro, no, collisione, questo B sarebbe trasmesso nello slot successivo, quindi dentro, e ancora no, collisione, ok? Quindi tutto quello che mi arriva qui dentro, se B arriva qui o B arriva qui, non genera collisione, ma tutto questo intervallo, se B vuole trasmettere, se a B, cioè a livello MAC di B arrivano pacchetti in uno qualunque di tutti questo intervallo, lo slot in cui B trasmetterà sarà sempre questo. E quindi tutti i punti in questo periodo qui, detto periodo di vulnerabilità, saranno punti che genereranno la collisione per A. Corretto? Torna? Perché l'arrivo di un pacchetto in B in uno qualunque di questi istanti imporrà l'attesa all'inizio dello slot successivo e quindi la collisione totale con A, che stiamo dando per certo essere C. Okay? Qualunque momento qui genererà la trasmissione qui dentro, quindi ad A non importa, qualunque arrivo di B in questo istante qui, in questo intervallo qui, determinerà la trasmissione in questo altro slot e quindi ancora una volta ad A non importa. Allora, il periodo di vulnerabilità è questo qua, cioè la trasmissione di A è vulnerabile per un periodo di durata T grande, che abbiamo detto che tutti questi sono di durata T grande, T grande, T grande, T grande, eccetera, eccetera, ok? T grande espresso come LC, dimensione in bit diviso capacità quadrata, ok? Ci sono variabili. Quindi il periodo di vulnerabilità in slot e DALOA è grande T. Ok? Detto questo, dobbiamo farci questa domanda per calcolare l'efficienza. Cos'è l'efficienza di fatto? È la probabilità, si può pensare come la probabilità che una stazione trasmetta
quindi voglia che si verifichi il fatto che A stia trasmettendo, e dato per certo questo, filtrare questa probabilità con la probabilità che ci sia qualcuno che non ci sia nessun altro a voler trasmettere. Quindi è la probabilità che A voglia trasmettere e che nessun altro voglia trasmettere in un periodo di vulnerabilità T grande. Ok? Quindi devono verificarsi questi due eventi congiuntamente. A vuole trasmettere e nessun altro vuole trasmettere. Se diciamo P piccolo, se diciamo che P è la probabilità con cui una qualunque stazione vuole trasmettere, quindi il primo evento A vuole trasmettere avviene con probabilità P, allo stesso modo, diciamo in maniera uguale a questo P, la probabilità che una qualunque stazione non voglia trasmettere, una stazione non vuole trasmettere, sarà data da 1 meno P. Quindi se io dico che A trasmette con probabilità 20%, quindi io tiro un dado 10 volte e vedo quello che è il 20% delle volte mi viene fuori una cosa, probabilità 20% significa che 20 volte su 100 A trasmette. Il restante parte, la restante parte, 80% non trasmette. 1 meno P non trasmette. Ok? Io devo valutare quanto è questa probabilità congiunta degli eventi. A trasmette e nessun altro vuole trasmettere nel periodo di vulnerabilità. Allora devo valutare, piccola parentesi sulle probabilità, devo valutare la probabilità congiunta di evento 1, A vuole trasmettere, ed evento 2. Questo è A trasmette, N meno A, nessuno altro, quindi tutte le altre stazioni non trasmettono. E questo è il modo di indicare la probabilità, di calcolare la probabilità di un evento, di due eventi congiuntamente. Okay, quindi E1 ed E2 sono due eventi, la congiunzione di questi elementi, determina una probabilità che si verifichi nel caso. Okay? Devo capire come valutare questa cosa in funzione di P, della probabilità di piccolo, no? Stiamo dicendo che questa cosa qua A trasmette con probabilità P, mi manca capire cosa succede, come succede questa cosa qua e come calcolare la probabilità che queste cose non succedano e succedano contemporaneamente. Allora, piccolo esempio, se io ho due eventi, A, evento 1 e B, evento 2, la probabilità, supponiamo che la probabilità di A sia uguale a P con A e la probabilità di B sia uguale a P con B, ok? Supponiamo che questi due eventi A e B si verifichino, uno con probabilità P con A e uno con probabilità P con B. Se A e B sono indipendenti, solo se vale questa cosa qui, allora la probabilità congiunta, cioè la probabilità che si verifichino simultaneamente questi due eventi, contemporaneamente questi due eventi, è data da probabilità di A per probabilità di B. Questa è una probabilità che vale in questo caso qua. Esempio: evento 1 è lancio di un dado, evento 2 è lancio di un secondo dado. Okay? Io voglio valutare meglio, l'evento 1 è occorrenza di un certo numero, per esempio, lancio un dado e mi viene fuori 1,
lancio un dado a 6 facce e mi viene fuori uno. Questo è un evento che si verifica con una certa probabilità, tipo una. Se il dado non è truccato, io lancio un dado e ho un sesto di probabilità che mi venga fuori 1, per esempio. Così come ho un sesto di probabilità che mi venga fuori 2, un sesto che mi venga fuori 3, e così via. Se io tiro un altro dado a 6 facce, avrò l'evento 2, per esempio, occorrenza di 1 anche nel secondo dado. Allora, se io dico che l'evento 1 è lancio il primo dado e mi viene fuori 1, e l'evento 2 lancio il secondo dado e mi viene fuori 1, questi due eventi sono indipendenti, non sto lanciando due dadi separatamente, quindi sono indipendenti l'uno dall'altro. La probabilità che congiuntamente mi vengano fuori 1 e 1, quindi la probabilità congiunta di avere nei due dadi lanciati indipendentemente 1 e 1, sarà il prodotto delle due probabilità, che nel nostro esempio sono un sesto e un sesto, okay? Quindi il prodotto sarà un 36esimo, quindi in questo caso sarà un sesto per un sesto uguale a un 36esimo, ok? Voi come la pensate la probabilità? Il modo che io ho sempre ho imparato ad utilizzare, a pensare alla probabilità è, come si di solito si spiega, è casi favorevoli fratto casi possibili, ok? La probabilità che io lancio un dado e mi venga, la probabilità che si verifichi l'evento 1, tiro un dado e mi viene fuori 1, io ho un solo caso favorevole, cioè lo tiro e mi viene fuori 1, e i casi possibili sono o mi viene fuori 1, o mi viene fuori 2, o 3, 4, 5, 6. Quindi casi favorevoli fratto casi possibili sono 1 su 6. E se invece considero il lancio dei due dadi, quali sono i casi favorevoli? Il caso favorevole, cioè il mio evento congiunto è che mi venga fuori 1 e 1, e questa cosa succede in un solo caso. Caso casi favorevoli è uguale a 1. Casi possibili, quanti sono i casi possibili sul lancio dei due dadi? Io per ciascuna delle 6 facce di un dado, quindi fissato un valore sul dado 1, io ho 6 possibili casi con quel valore lì. Questa cosa ce l'ho 6 volte per il primo dado, quindi il primo dado è, io considero la tabella dado 1 e dado 2, io posso avere 1, 2, 3, 4, 5, 6. E per ciascuna di queste combinazioni io posso avere 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi posso avere quante combinazioni? 1, 1, 1, 2, così via. Queste sono 6, 6. Sono 36 casi diversi. Quindi i casi possibili sono 36. Prodotto delle probabilità di due eventi indipendenti, ho tirato due dadi separatamente, prodotto delle probabilità. Ok? Domande su questo principio, che è semplice però, ci servirà e lo utilizzerete spesso nella vita. Anche se non lo sapete. Ok, questo vale solo se i due eventi sono indipendenti. Okay. La probabilità congiunta è uguale al prodotto delle probabilità solo se i due eventi sono indipendenti, se A e B sono indipendenti. Okay. Detto questo, torniamo a noi, noi vogliamo calcolare innanzitutto questo e poi calcolare la probabilità congiunta con l'evento A trasmette. Allora, noi già sappiamo che se A trasmette, il fatto che tutte le altre non vogliono trasmettere sono eventi indipendenti, perché ciascuna stazione decide autonomamente in ALOA, in slot ed ALOA, quando trasmettere, corretto? Quindi questa probabilità sarà uguale alla probabilità che A trasmetta, quindi questo P piccolo, per probabilità congiunta, per la probabilità che si verifichi i due.
attenzione, la probabilità che si verifichi è 2, e a sua volta, visto che le stazioni in tutto sono n, quindi queste in E2 sono n meno 1, okay? In tutto abbiamo n stazioni, una è la nostra stazione A, le altre sono n meno 1. Quindi se io voglio la probabilità che nessuna trasmetta, sto dicendo che voglio una probabilità congiunta che n meno 1 stazioni non trasmettano. Non che solo una non vuole trasmettere, ma che tutte congiuntamente non vogliono trasmettere. Quindi di fatto P e 2 a cosa è uguale? È uguale alla probabilità che la stazione 2 non trasmetta, che la stazione 3 non trasmetta, che la stazione 4 non trasmetta, cioè che la stazione N non trasmetta. In tutto sono N meno 1 stazioni, quindi la probabilità congiunta è 1 meno P elevato alla N meno 1. Quindi è la probabilità, è il prodotto N meno 1 volte della non trasmissione della singola stazione. Probabilità congiunta. Questa è, se la pensate come 1 meno P, la stazione 2 non trasmette, per probabilità congiunta, la stazione 2 non trasmette, la stazione 3 non trasmette, sono moltiplicate n meno 1 volte, 1 meno P diventa 1 meno P alla n meno 1. Ok? E questo è il nostro, quello che io ho chiamato P e 2. Ok? Quindi, dato per certo che la stazione A trasmette, quindi dato per certo che quel P si verifica, allora ho successo con questa probabilità. Quindi, questa è, data la trasmissione di A, è la probabilità di aver successo per la stazione A. Io però non voglio calcolare l'efficienza solo per la stazione A, a me interessa che si abbia efficienza e quando qualcuno vuole trasmettere, indipendentemente da chi sia quel qualcuno, se è A o se è B, non interessa, voglio calcolare la probabilità dell'evento che avvenga una trasmissione con successo. E questa trasmissione con successo la può generare A, e quindi ho P con A per P e 2, oppure la posso calcolare su B, o su C, o su una delle n stazioni. E questo significa moltiplicare per n, per il numero di stazioni, questa probabilità di successo. Quindi passo da qui, che è la probabilità di successo per la singola stazione, a qui, che è la probabilità di successo per una qualunque stazione, avendo moltiplicato per n. Okay. Di fatto questa non è effettivamente una probabilità, perché può anche essere un numero maggiore di 1, no? nel momento in cui n è grande, ma questo è il throughput, o meglio, scusate, questo throughput, questo qui lo stiamo definendo in questo modo come prodotto per n volte, e lo possiamo pensare come il numero medio di trasmissione di un successo, cioè se io lo considero per tutte le n stazioni e si verificano gli eventi p e 1 meno p alla n meno 1, quindi con questa probabilità qui, io sto considerando il numero medio di trasmissioni che si verificano, che vanno a buon fine, perché si è verificato il successo con questa probabilità per una qualunque delle stazioni. Okay? Quindi posso ottenere il throughput massimo, cioè il numero medio di trasmissioni con successo. Definisco un parametro G che si chiama traffico, che mi dice qual è l'attività delle varie stazioni, cioè se n e il numero di stazioni, P è la probabilità con cui la singola stazione trasmette, e nelle volte P mi dà l'idea di quanto globalmente le varie stazioni vogliono trasmettere sul canale.
quindi n volte p, indipendentemente dal fatto che abbiano successo o meno, n volte su p ti dice quant'è il traffico, quant'è l'intensità dei pacchetti messi nella mia rete. Se io ho tante stazioni, tutte trasmettono con una probabilità p, la probabilità, o meglio, l'intensità del traffico immesso dipende da quante sono queste stazioni, da quant'è la probabilità che ciascuna trasmette. Quindi se P, se la singola stazione trasmette con probabilità 10%, questo numero in teoria può anche essere superiore a 1, no? Se ho tante stazioni, tutte molto attive, significa che io ho un traffico, una intensità di traffico anche molto alta. Allora io posso definire, posso andare a sostituire questo G uguale a NP, questa definizione di traffico, di numero medio di pacchetti sul canale, senza sapere abbiano successo o meno, lo posso sostituire nella definizione di poco fa di S, cioè del throughput, che stavolta però mi dice quali sono le trasmissioni con successo. Questa formula qui, la parte sinistra della formula, è quella che avevamo visto alla fine della slide precedente, che mi dice qual è il throughput, cioè quali sono, qual è il numero medio di trasmissioni che vanno a buon fine, cioè con successo, perché c'è di mezzo la probabilità o meno p alla n meno 1, ok? Se io sostituisco g uguale np qui dentro, ottengo np diventa g e 1 meno p lo trasformo in 1 meno g su n, ok? Quindi mi viene fuori s uguale a questa roba qua. Allora, questo è in funzione del traffico che io offro, G, quindi in funzione di quanto sono attive le mie sorgenti, e questo G può cambiare o perché le sorgenti sono tante o poche, oppure perché le sorgenti sono poco o molto attive, cioè P è più alto o più basso, quindi in funzione di questo parametro che tiene dentro tutti e due i concetti, N e P, che però mi dice quanti pacchetti arrivano nella mia rete, io posso, ho ottenuto il throughput, cioè quanti di quei pacchetti G, quanto di quel traffico è effettivamente traffico scambiato con successo. Qui ho ancora G che è funzione di NP e ho esplicitamente indicato N. Se io volessi interpretare G, scusate, volessi, questa è l'efficienza per un numero n di stazioni. Se io volessi calcolare l'efficienza del protocollo indipendentemente dal numero di stazioni, oppure per un numero di stazioni grande quanto voglio, potrei far tendere all'infinito n ed ottenere un limite per n che tende all'infinito e ottenere il throughput nella sola espressione, nella in sola funzione di g, cioè di quanto è il traffico offerto, ok? Di quanto è il traffico offerto nella mia rete. Se ci fate caso, quindi ho ottenuto, posso ottenere un throughput, questo è un limite notevole per n che tende all'infinito, e viene fuori questo throughput qua. Il limite per n che tende all'infinito di questa roba qua fa G per E alla G la parentesi, ok? La parentesi 1 meno G su N elevato a N meno 1 per N che tende all'infinito fa E alla G. Un altro G ce l'avevo fatto comune e quindi per N che tende all'infinito io ho ottenuto il throughput S in funzione del traffico offerto G. Quindi a seconda di quant'è arrivo l'attività, il mio traffico offerto G, posso determinare il throughput per un numero di stazioni N molto alto. Okay? G è vero che dipende da N, ma dipende anche da un parametro P, quindi io posso esprimere G come un unico parametro traffico offerto. È vero che N dipende, e G dipende da N, quindi se N tende all'infinito potrei dire G tende all'infinito, ma P è una probabilità potrebbe in teoria essere anche vicino a zero, ok? Quindi in generale io racchiudo dentro il significato di G il fatto di avere tante stazioni e il fatto di avere stazioni con probabilità anche bassa, anche molto bassa.
basse di terra sacra. Quindi questo G qui mi sta racchiudendo, mi sta rendendo la formula indipendente da N singolarmente e da P singolarmente, ma semplicemente esprime lui stesso l'intensità del traffico offerto. Quindi se G è alto, vuol dire che nella rete o ho tante stazioni che trasmettono una, o infinite stazioni che trasmettono una probabilità P piccola finita, oppure ho poche stazioni che trasmettono una P infinitesima, oppure ho un numero finito N di stazioni che trasmettono una probabilità P alta, per esempio. Ok? Quindi G cambia, G racchiude al suo interno l'effetto del numero di stazioni e della probabilità con cui queste trasmettono. E in generale identifica l'intensità del traffico offerto alla rete. Questa funzione qui, se si fa lo studio di funzione, è una funzione che va in questo modo, che ha un massimo per il valore di G uguale a 1, e questo massimo vale 0,36 circa, 0,37, anzi vale 1 su E. Quindi per G uguale a 1, qui ho E alla meno 1, e quindi 1 su E. Cosa significa avere un massimo, intuitivamente? G basso, G piccolo, significa avere basso traffico, quindi poche trame alla volta, poche trame simultaneamente. Allora, poche trame simultaneamente significa non solo poche collisioni, ma significa anche una trama ogni tanto, quindi per tanto tempo il mio slot da roba è vuoto, non ci sono stazioni che vogliono trasmettere. Man mano che il traffico cresce, io riempio sempre meglio gli slot, a un certo punto comincerò ad avere collisioni. Se io aumento il traffico, quindi se aumento o le stazioni o la probabilità che queste stazioni trasmettono, oltre a una certa soglia, quale sono? Questo 1, vuol dire che starò generando traffico, sto offrendo traffico alla mia rete, che non farà altro che generare una situazione di instabilità, perché tutti i pacchetti, tutte le trame trasmesse da qui in poi saranno mediamente generando collisioni, e quindi tutta la risorsa trasmissiva sarà sempre impegnata in trasmissione. Quindi questa è una zona, si dice, di instabilità del protocollo a volte. Man mano che mi avvicino a questo valore di traffico offerto, io sfrutto sempre meglio la capacità del mio collegamento, quindi il protocollo mi garantisce maggiore efficienza, ma se supero una soglia, a quel punto il protocollo scade, il protocollo peggiora, perché visto che nessuno si preoccupa di altro ma trasmette direttamente, genero collisioni, e più trasmetto, più offro, più genero collisioni. Ok? E al massimo il protocollo può, prima di arrivare a queste situazioni di stabilità, può ottenere, il protocollo svolto da loro, un'efficienza teorica del 37%. Okay? Un discorso analogo si può fare per il caso non slottato, quindi all'OA non slottato. Qui cosa cambia rispetto a prima? Cambia il periodo di vulnerabilità, perché dato per certo che la mia stazione trasmetta in questo intervallo, io posso avere collisione se la stazione B vuole da qui, il verde scuro è la stazione A di curva e il celeste è la stazione B, una seconda stazione che vuole trasmettere. Quindi se arriva qui, visto che in allora non slottato, non devo aspettare l'intervallo all'inizio dello slot, non esistono slot qui, qui inizio a trasmettere subito e allora ho collisione. Se mi arriva in questo momento, inizio a trasmettere subito e quindi avrò sovrapposizione, quindi collisione. Se arriva in questo istante, un attimo dopo, cioè la trasmissione finirà, se dovesse finire in parziale sovrapposizione al limite di un solo bit, avrò anche qui
una sovrapposizione, quindi collisione. L'altro estremo, l'estremo di destra, è se ho l'arrivo di B in questo momento, un istante prima che finisca il verde, allora ho una sovrapposizione qui sotto. Allora, tutti questi punti qua, l'arrivo in B di un pacchetto in uno qualunque dei punti in questo intervallo qui genera collisioni. Mentre in slot e da loa questa parte qua non c'era, perché avrei dovuto aspettare l'inizio dello slot successivo, in Aloha non slottato c'è anche questa parte, per esempio questo pacchetto o questo pacchetto. Allora, il periodo di vulnerabilità nel caso di Aloha non slottato è grande, due volte T grande, mentre prima era grande T con le probabilità, in un esponente 2. Non lo dimostriamo, ma si traduce in una probabilità di successo che non è più 1 meno p alla n meno 1, ma è 1 meno p alla 2 n meno 1. E quindi, facendo la stessa analisi di poco fa, viene fuori un throughput in S in funzione del traffico offerto G, che è la stessa roba di prima a meno di questo coefficiente 2, di questo esponente 2 nel coefficiente, come coefficiente dell'esponente. Da questo coefficiente 2 all'esponente del 1 meno g su n, e questo facendo ancora il limite per n che tende all'infinito viene fuori questa curva blu. Quindi la curva in arancio è quella che abbiamo visto poco fa, allora svoltato, vedete qua la leggenda, è quello di prima. Nel caso di slot di allora non svoltato, visto che il periodo di vulnerabilità è maggiore, quindi visto che infatti il rischio di avere collisioni è più alto, il throughput è più basso. È più basso come? Così. E ha un massimo, la forma, la funzione è così, sempre con questo 2 all'esponente, no? Prima lo slot da allora era g e alla meno g, questo è g e alla meno 2. Il blu, ok? Chiamiamolo qua. E quindi il massimo, è scritto qua, il massimo è diverso. Il massimo avviene per un valore di traffico più basso e quindi porta a un valore massimo di throughput più basso. Se io vado a sostituire, se io vado a studiare questa funzione qua, ottengo questa forma. Se faccio la derivata trovo che il massimo è in 0,5 e avviene per e mi dà una emissione come ordinata come throughput 1 su 2, che è più basso che la metà di 1 su 2. Quindi il valore massimo del throughput, tornando alla nostra rete, il valore massimo del throughput di una rete Aloha in cui ho il tempo slottato è 1 su 2, circa 37%. Il valore massimo del throughput è, in una rete non slottata, Aloha non slottata, è 1 su 2, che significa circa 18%, 0,18. Non solo questo, ma questo 0,18 lo posso sostenere con un traffico G più basso. Quindi, se io ho un'intensità di traffico con Aloha semplice, che è già superiore a questo 0,5, con Aloha semplice vado già subito in una situazione di stabilità. Con Aloha svoltato non ancora, perché posso ancora far di meglio. Posso ancora arrivare al massimo. Arrivo alla situazione di instabilità solo con G uguale 1 per lo slot dell'Aloha. Quindi questo mostra come avere svoltato il tempo, quindi aver introdotto la separazione delle stazioni, delle trasmissioni delle stazioni, in altre parole aver ridotto il periodo di vulnerabilità ha aumentato il throughput. Però questa diciamo questa analisi, questa definizione di efficienza non tiene conto del fatto, sembra tener conto del fatto che il tempo di trasmissione è sempre lo stesso per i pacchetti delle varie ipotesi di partenza. Perché se io abbasso il tempo di trasmissione, specialmente nel caso non slotted, la situazione è ben diversa. Se io lo abbasso, sì, se cambia i parametri cambia tutto, però il protocollo funziona con
tanto funziona perché è definito uno slot di una certa durata fissa e una trama di una certa lunghezza fissa. Nel caso slot da LoRa abbiamo detto che lo slot ha durata fissa T, è definito in questo modo. Nel caso di LoRa semplice ho definito tau e T come uno il tempo di trasmissione fisso per una qualunque trama e tau la propagazione. Questo vale avendo fissato le invarianti, questa invarianti e non varianti separate. Sicuramente se cambio dinamicamente i parametri cambia tutto. Non regge più la massima. Per il protocollo funziona questo. Finora abbiamo visto con Aloha questo protocollo in cui ciascuna stazione decide di trasmettere non appena arriva la freccia, non appena arriva il pacchetto da livello superiore, a meno del caso slotted, per cui devo attendere l'inizio dello slot successivo. In realtà questo protocollo, come vi dicevo prima, è un protocollo maleducato, nel senso che nessuna stazione si preoccupa di verificare che il canale sia già occupato o meno. Una cosa più efficiente che vorremmo fare è ascoltare prima di parlare. Cioè, se una stazione facesse il cosiddetto sensing del canale, quindi ascoltasse il canale prima di eventualmente iniziare a trasmettere, potrebbe già a priori evitare la collisione, no? Se io ascoltassi il canale, nel momento in cui io sento qualcuno che sta già parlando, sta già trasmettendo, evito di trasmettere perché genererei certamente una collisione. Allora, questo approccio prende il nome di CSMA, quindi accesso multiplo, con carrier sense, cioè con l'ascolto, con sensing della portante, carrier stava portante. È un altro modo di dire ascolto il canale prima di accedere al mezzo trasmissivo condiviso ascoltando il canale, quindi facendo questo sensing prima di trasmettere. Vedremo, non credo oggi ma la prossima volta, che nonostante questa accortezza, questa educazione che introduce il CSMA sia una cosa abbastanza ovvia, no? Sarebbe ovvio, è ovvio dire perché fare prima l'OVA, trasmetti quando vuoi e poi se ci sono le condizioni si vede. Ascolta, se qualcuno sta parlando stai zitto, se no puoi trasmettere, no? Fare il CSMA e quindi si è più educato. Sarebbe ovvio dire questo. In realtà non è così tranciante. Cioè, allora è comunque un protocollo che in determinate situazioni, e vedremo dopo quali, è comunque più efficiente di CSMA. In virtù del fatto che allora ha un periodo di vulnerabilità che dipende dal tempo di trasmissione, nel caso di questi protocolli il periodo di vulnerabilità dipende da qualcos'altro. Okay? Per cui in funzione di come sono, di come è fatta la rete, quali sono le caratteristiche della rete, per esempio di quali sono i periodi di trasmissione, la durata T grande della trama, oppure la durata tau della propagazione massima per le stazioni di una rete, in funzione di questi due parametri chiave, vedremo che sarà più efficiente il protocollo AOA o un protocollo CSMA. Okay? Vabbè, lo vediamo mercoledì.